Ciao ragazzi, come state? Benvenuti in questo nuovo video. Sono Lorenzo Campo, co-founder del progetto Goat Nation, un progetto NFT con utility reali nel mondo reale sin dal giorno zero. Ok, quindi il progetto ancora deve nascere, ancora deve uscire, ancora deve essere lanciato, però abbiamo messo online il nostro Discord qualche ora fa, un paio di giorni fa. Vi lascio tutto in descrizione, mi raccomando. Quindi, se ancora non l'avete fatto e vi interessano gli NFT, direi che è un ottimo, ottimo progetto. Per iniziare, ok, ovviamente nessun consiglio finanziario, fate le vostre ricerche, fate quello che vi pare. Partiamo con il video, quindi se ancora non l'hai fatto, mi raccomando, iscriviti al canale, lascia like, attiva la campanella, seguimi su tutti i social, Instagram, Twitter, lascio sempre tutto in descrizione, quindi vai a darci un'occhiata. In questo video molto 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 interessante, molto importante, andremo a vedere come acquistare il tuo primo NFT. Quindi esattamente entreremo su OpenSea e acquisterò io in diretta un NFT proprio per questo video, ok? Quindi niente teoria, niente roba campata per aria, vedremo insieme come andare ad acquistare NFT e ti farò vedere tutti i passaggi da fare. Ovviamente capiamo un po' sempre se questo NFT che vedete qui sotto, in questo caso c'è questa collezione, ha senso acquistarlo perché comunque non è che buttare i soldi mi vada molto, quindi capiamo insieme, vi faccio vedere proprio il processo che io faccio quando vado a acquistare un NFT a mercato secondario, ok? Quindi mi raccomando, se ancora non sai di cosa sto parlando, se non capisci qualcosa, ho fatto diversi video già in precedenza. Ho una playlist qui su YouTube, la lascio magari qui sopra se mi ricordo. Comunque, valla a vedere, valla a cercare, che si chiama Corso Gratuito NFT, che ci sono proprio delle lezioni, un vero e proprio corso che sto mettendo qui su YouTube in modo del tutto gratuito. Quindi mi raccomando, se non capisci qualcosa, non affrettarti, non aver voglia di fare questa cosa, non farti prendere dalla FOMO, come si chiama proprio questo progetto, ma fare le tue ricerche con calma, impara e poi fai tutto step by step. C'è il corso, ci sono i video, ripeto, il corso in realtà sono tutti i video YouTube che l'ho messo insieme in una playlist, quindi non vi vendo nulla, non voglio vendervi niente, voglio soltanto offrirvi valore in modo gratuito e insegnarvi come entrare in questo mondo. Quindi FOMOFOS è una collezione che studio da molto tempo, mi piace. Mi piace quello che c'è dietro, mi raccomando ovviamente questo non vuol dire questo video che dovete andare a comprare FOMOFOS, non vuol dire che dovete comprare nulla, è semplicemente farvi capire come si fa, ok? Poi quello che dovete comprare dovete vederlo voi, dovete studiarlo con la vostra testa e capire appunto cosa c'è dietro. Quindi, questo progetto qua l'ho già preso, ho già uno di questi NFT, di questi cosetti molto simpatici, l'ho preso a 0,25, un tratto abbastanza raro, qui adesso il prezzo è sceso a 0,2, quindi vediamo, non l'ho ancora visto, quindi lo sto vedendo in live, ragazzi, con voi, vediamo se c'è qualcosa di interessante. Intanto bevo perché prima di spendere qualche centinaia di euro è giusto idratarsi. Allora, vediamo un attimo cosa c'è. Innanzitutto entro nella collezione, fatemi un attimo mettere in un posto in cui non do fastidio, ok. Entro nella collezione qua su OpenSea e vediamo un po' di tratti. Allora, innanzitutto mettiamo su Buy Now perché non ho voglia di fare offerte, altrimenti perdiamo tempo e dobbiamo farvi vedere subito tutto quanto. Su Buy Now, diciamo che in 02 abbiamo un po' queste cose qua, quindi iniziamo un po' a vederlo così. Diciamo che budget massimo mi do 0,25, quindi fino a 0,25 capiamo un po' se c'è qualcosa di interessante. Allora, magari lo vedo anche col telefono, così mi aiuta, andiamo più veloce per non far durare troppo questo video, ma voglio mostrarvi tutto, quindi cerco anche qui su OpenSea FOMO MOFOS, così almeno andiamo più veloce. Ripeto, lo sto facendo in diretta, quindi proprio con voi, Buy Now, sto vedendo la stessa cosa anche da telefono, così almeno andiamo più veloce. Allora, vediamo qua, perché sennò qua carica ci mette una vita, come vedete che ogni tanto OpenSea è un po' lentino, quindi soprattutto adesso sto registrando, capirai. Questo qua, vediamolo un po', l'abbiamo qua da telefono. Allora, dobbiamo andare a vedere le proprietà, quindi se noi andiamo, clicchiamo qua sotto, ci stanno le proprietà dell'NFT e vediamo che ha delle proprietà all'1%, ok? Ve lo faccio vedere magari, vediamo se questo lo carica, giusto per farvi capire poi ogni cosa che andiamo a vedere è identica così, stesso modo. Ecco qua, quindi qua appunto c'è il nostro, qui vediamo le proprietà. Sulle proprietà, ok, che ci sono qua, cioè le caratteristiche dell'NFT, qui abbiamo le proprietà, vediamo se riesce a caricarsi, comunque le proprietà. Cioè il fatto che abbia il giacchetto arancione, sì, ok, si apre ma non voglio aprirlo, quindi chiuditi. Ok, il fatto che abbia il giacchetto arancione è, sì, scusate, il giacchetto rosa è l'1%, ce l'ha della collezione, eccole qua, le apro. Ecco, vedete, giacchetto rosa 1%. Poi cos'altro ha? L'1%.
Rainbow Afro, ok, qua per esempio, ecco, vedete, il telefono qua mi dice 1%, qua mi dice 2%. Stessa cosa per il Blue Bot, quindi qua mi dice telefono 1%, 4%, quindi fate sempre un attimo di controprova. E qua vediamo su Rally di Sniper che è il 6594, qua ovviamente Rally di Sniper, ragazzi, è semplicemente un'estensione di Google che potete trovare qua, Rally di Sniper, cioè non è Rally di Sniper, vabbè, Trade Sniper, ormai sto fuso con tutti questi nomi, ok, comunque è questo. Quindi questo c'è di meglio, secondo me c'è di meglio. Poi, quindi questo qua è il primo, non lo so, non lo so, c'è di meglio secondo me. Il secondo, quindi questo qua, lo sto vedendo, proprietà. Qui abbiamo sempre 1%, 1%, vediamo un po' se c'è qualcos'altro di più interessante. Proprietà 1%, questo qua potrebbe essere interessante. Vediamo, e infatti lo è, vediamo un po'. Questo qui, che c'ha questa cosa qui da pirata. Intanto no, un'altra scheda, aprilo qua, ok. Questa cosa la pirata qui mi dice sul telefono 0,85%. Tra l'altro c'è pure lo sfondo viola, quindi perfetto per il mio brand. Vediamo un po' se è una cosa interessante da poter sniperare. Sniperare vuol dire proprio andare a vedere un tratto raro. Questo è quello che faccio io di solito quando compro NFT al mercato secondario. Vado a vedere un tratto raro che già al momento in cui acquisto l'NFT vale di più e di conseguenza posso stare più tranquillo con il floor price. Non devo stare attento a tutte queste cose. Questo qua, questo tratto qua, vedete che è all'uncino, che è leggermente più raro. Ha già un'offerta a 0,1, vabbè, però poca roba, niente di incredibilmente assurdo. Ed vediamo, eccolo qua, pirata 0,85% hanno questo tratto, quindi un tratto abbastanza raro. Cosa dobbiamo fare adesso però? Dobbiamo cliccare su pirata, ok? Clicchiamo su pirata e ci apriamo, ok? Adesso sta caricando con i suoi tempi OpenSea, però apriamo tutti i tratti, tutti i pezzi della collezione dei FOMOmofos che hanno il tratto pirata. Quindi vedete qua che abbiamo questo tratto qua 0,021, che è quello che vediamo noi, quello dopo a 0,29, quello dopo ancora 0,05, e vediamo che quindi poi 0,5, vabbè qua 5 tiri mi lasciamo perdere, comunque ci sono, questo tratto qua potrei rivenderlo già con un po' più di tranquillità. Quindi è sicuramente molto più intelligente allo stesso prezzo praticamente prendere questo rispetto a quello che abbiamo visto prima. Ragazzi, questo video ci tengo a dire che è una roba molto avanzata, che praticamente nessuno vi dice, quasi nessuno penso che abbia fatto un video che acquista in diretta, quindi io voglio che capiate davvero il valore di questo video, in realtà di tutti quelli che sto facendo, quindi per favore lasciate un like a questo contenuto, commentate, condividetelo, fatemi capire che questa roba vi piace e capite per favore, percepite il valore che c'è, perché lo sto facendo gratis solo per farvelo capire, quindi per favore cercate di quantomeno lasciare un like, condividerlo e aiutarmi da questo punto di vista, d'accordo? Quindi questo qua è già interessante, vediamo un po' quant'è a livello di rank, vediamo se ci dice il rank quant'è, trade sniper, vediamo un po' se si carica, vediamo che ogni tanto pure qua, ragazzi ovviamente essendo un mondo appena nato, qua è tutto on, dovrebbe caricarsi, vediamo un attimo, essendo un mondo, eccolo qua. 5526, ci può stare, vabbè, ci può stare, non è raro, però ci può stare. Quindi questo lo lasciamo qua. Dicevo, essendo un mondo appena nato, ovviamente tutte queste robe, già anche soltanto OpenSea, ma figuratevi poi tutti i tool che ci sono, sono cose che non è che funzionano ancora perfettamente, quindi dobbiamo starci. Allora, quest'altro, sto vedendo questo qui, vediamo, 0,99, Purple Suede, 0,99. 0,99, possiamo dare una possibilità, intanto mi vedo questo mentre si carica. Allora, 0,21 anche questo, questo niente di che, andiamo avanti, andiamo avanti. Andiamo a questi qua, 0,22. Aumentiamo un pochettino, ripeto, vado fino a 0,25 per questo video, ok? Fino a 0,25 che sono tipo, non so, 600 dollari, una cosa del genere. Un po' di più forse, vabbè, comunque. Vabbè, ok, adesso ne abbiamo visti un po', ripeto, dobbiamo arrivare fino a 0,25, quindi lo facciamo insieme, ci prendiamo tutto il tempo, tutta la calma del mondo, anche perché state imparando un qualcosa che nessuno vi fa vedere, quindi ci mancherebbe che avete pure fretta. Quindi, adesso, aspettiamo un attimo che si carica qua questa pagina, questo qua già vediamo che è 6260, quindi a parità,
A parità, diciamo che prenderei anche quell'altro. Ma tra l'altro qui mi dice addirittura il floor di chi ha questo, però vabbè, in questo caso è questo qua, quindi già lo so. In questo caso sì, vediamo un attimo di prendere quell'altro. Preferisco piuttosto di questo, quindi questo qua scartato. Quest'altro, aspettiamo qua, sempre comune ovviamente, ma ci sta. Questo qua che è il brown dog, il costume brown dog. Questo qua è già interessante perché ce ne sono pochissimi in vendita. E quello dopo, che ha il costume uguale, che vedete qua, costa un Ethereum, ok? Quindi io qua vi faccio vedere. Quello dopo col costume uguale costa un Ethereum, questo qua 0,22. Quindi potrebbe essere questo molto interessante. Vorrei anche capire qua, se non si fosse impallato tutto il mondo, che tratto è, cioè che parte della collezione è. Quindi ricarichiamo questo qua, me lo tengo buono perché questo potrebbe essere un acquisto interessante. Quest'altro 2000 potrebbe essere già ancora più interessante. Vediamo un po'. Quest'altro potrebbe essere ancora più interessante e sarebbe questo con questa felpetta rosa. Ok, vediamo la felpetta rosa, quanti hanno Pink Hoodie. Vediamo il secondo che ha la felpa rosa, quanto è venduta? 0,69 TH. 0,69, ma ce ne sono molto molto pochi. Ed è il 2000. Anche questo comunque potrebbe essere interessante. Questo è il 2700. Questo dovrebbe essere quello col topo in testa. No, col razzo in testa, questo qua. Col razzo in testa, vediamo il razzo. Il razzo. Eccolo qua, vediamo il secondo. Come sempre, stesse antiche cose, ragazzi. Ecco qua, 0,25, 0,4, questo qua non mi fa impazzire, lo eliminiamo. E vediamo poi quest'altro arrabbiato, molto figo, con le fiamme dietro. Questo potrebbe essere interessante. Vediamo un po'. 0,81, 1,1, vediamo un po'. Pouty Girl, come è messo. Potrebbe essere interessante. Potrebbe essere interessante anche questo. Tra l'altro mi piace anche. Vediamo un po'. Questo ce lo salviamo anche qua. Capelli arancioni, molto carino anche questo, ma niente di che. Quindi vedete ragazzi, quando anche se qua stiamo alzando con il prezzo, ma in realtà è molto meglio a livello di rarità, a livello comunque di investimento, prendere quelli che costano meno. Quindi bisogna sempre capire un po' qual è il giusto compromesso tra quello che spendiamo, anche se magari cambia poco, e quello che riceviamo. Perché poi questa cosa qua ci permette di avere una tranquillità a livello di mercato, di rivendita. Molto molto più alta. Possiamo stare tranquilli sul fatto che potremo rivenderlo a di più, sicuramente, ok? Quindi andiamo avanti e io sono arrivato praticamente qua. Ok, sto vedendo questo. Che è questo qua. Ok ragazzi, adesso vi sto facendo proprio vedere senza tagli quello che faccio io, come se stesse vicino a me quando compro un NFT, e penso che questa cosa sia veramente di un valore inestimabile. Quindi vedete, avete capito, state capendo il processo. Uno entra in una collezione che ha già studiato, ovviamente, che ha già verificato, poi capiremo come andare a studiare una collezione. Ok, vi porterò un esempio pratico di come studiare una collezione NFT, di come fare una vera e propria analisi, ok, e capire se è giusto o meno comprare. E una volta fatto questo, vi date un budget che volete spendere per quel particolare NFT e vedete, io in particolare vedo, ma secondo me la cosa migliore da fare, il prezzo, cioè scusate, il pezzo NFT migliore che potete prendere con quel budget che vi siete messi. Quindi io 0,25, come avete visto, se avessi preso questo qua, per esempio, ok, 0,24. Avrei fatto un affare, ancora non ho preso niente, però avrei fatto un affare peggiore rispetto ad aver preso magari uno di questi quattro che ho salvato, che costa anche meno. Quindi è sempre bene capire queste cose, ok? Per non cadere in errori inutili, inutili. Cioè, tutti questi qua che state vedendo ora, che costano di più, ok? 0,24, questi qua sono peggiori di quelli che abbiamo visto prima. Quindi
Vediamo se questo si salva. Non si salva manco questo. Niente, niente. Quindi mi sa che ci siamo fermati. Eh sì, perché qua è 0,25 già. Vediamo se 0,25 c'è già qualcosa. Non male sicuramente, ma meglio a questo punto gli altri che avevamo prima. Quindi ragazzi, direi che sì, li abbiamo controllati praticamente tutti. Ci siamo. Vediamo un po' quindi qual è il migliore da prendere tra questi 4 che abbiamo salvato. Ok, quindi sono salvati questi qua. 1979 questo, ok, 0,23, molto molto interessante. E ha diversi tratti rari, comunque non rarissimi leggendari chiaramente, ma comunque tratti interessanti. Ok, qui abbiamo un 1%, 0,81% che sarebbe la faccia. E come vedete, praticamente con tutti questi 6 tratti, il floor price, quindi il prezzo minimo a cui potete avere questi tratti, è proprio il prezzo di questo NFT. Quindi praticamente sono molto più assicurato di guadagnare soldi nel momento in cui la collezione dovesse crescere di prezzo. Guadagnerei molto di più, perché già ora, tra virgolette, se volessi rivenderlo subito, potrei permettermi di metterlo a più soldi. Questo qua 0,21 però è il 5 millesimo. E come tratti, non so perché questo bug che si apre ogni tanto la foto, comunque come tratti abbiamo 0,85, vedete qui, questo penso sia proprio un errore, che c'è questo tratto a 2 Ethereum perché è questo qua, comunque 0,21, 0,20, 0,21, allora questo potrebbe essere anche figo, ma vi dico la verità, non mi fa impazzire, preferisco più il primo che vi ho fatto vedere. Quest'altro, ricordiamolo, siamo sul 3000 e abbiamo sempre come proprietà delle proprietà comunque sempre che vanno sull'1%, 0,8, 0,9, quello là che è, se OpenSea ci assiste sempre. Vabbè, comunque. Questo, e questo qua era l'ultimo, che però era il 2000esimo, e anche qui stessa roba. Siamo sempre sul 0,22, siamo sempre sullo 0,9, 1%, e qua... Abbiamo sempre più o meno, diciamo ragazzi, qua con questi 4 non dico che dobbiamo scegliere un po' a caso quali ci capita di più, quali ci piace di più, però comunque sono tutti e 4, sappiamo che sono tutti e 4 NFT che se compriamo abbiamo già modo di rivendere abbastanza in fretta, ok? Se ci va, poi non li vendo comunque in fretta perché credo nel progetto, in questo caso l'ho studiato, mi sembra interessante e voglio rivenderlo. Ok, infatti qua si erano sbagliati. Quindi io penso di andare, questo qua no, non mi piace. Io penso di andare né su questo né su questo. Penso di andare o su questo o su questo. Poi fatemi sapere ragazzi nei commenti cosa avreste preso voi, che sono curioso di saperlo. Però penso di andare proprio su questo, io sai, perché con le fiamme dietro secondo me potrebbe piacere di più e potrei rivenderlo di più, anche se costa, quant'è che costa? Questo costa 5,83 dollari, questo costa 617 dollari, massima. Prendiamo questo, facciamo buy now. Quello che dobbiamo fare è semplicemente collegare il nostro wallet MetaMask su OpenSea, che in questo caso, ok, dobbiamo fare, avete già visto il tutorial MetaMask, tutto quello che già c'è, quindi mi raccomando, non sto a ripetervi qua cose che ho già detto, andrò a vedere il video dedicato solamente al MetaMask, quindi, ok, entriamo qui. Perfetto, eccoci qua, una volta entrati ci fa vedere qual è il nostro bilancio, quindi chiudiamo qua, facciamo buy now, compra ora, e ci si apre appunto questa finestra, poi ci fa un recap, 0,23, conferma. Andiamo a confermare il checkout, ci apre di nuovo la finestrella di MetaMask per andare a confermare appunto l'ordine. Quindi andiamo un po', tra l'altro le gas fee mentre registro il video sono anche alzate, quindi mi avete fatto pure spendere di più. Mi raccomando ragazzi, lasciate un like così posso pagarmi le gas fee che stiamo pagando. Eccolo qua, finestrella MetaMask, e adesso ci dice di pagare. Quante gas fee abbiamo? 24 dollari di gas fee, più che onesto ragazzi, molto buono. Vediamo se sono aggiornate, 26, vabbè, ok, possiamo farlo lo stesso anche a 26, quindi totale 650 dollari. Andiamo a confermare, confermiamo 650 dollari e adesso ci dice, sta processando e ci
arriverà una spunta verde quando finirà e quando effettivamente quindi sarà nostro il nostro NFT, quindi sarà effettivamente sul nostro wallet. Ok? Quindi andiamo a vedere, aspettiamo, qui adesso è il momento più bello di quando compri un NFT, che aspetti che sia processata la transazione, quindi di vedere, eccola qua, perfetto, completata, transazione completata. Ok? Hai appena comprato FOMOMOFO 4471. È appena stato confermato sulla blockchain. Quindi chiudiamo, andiamo sul nostro account OpenSea, che lo vedete qui in alto a destra, sul nostro wallet, come se andassimo sul nostro wallet, profilo, e qui c'è tutto quanto. Ok, mi sposto qua e vediamo il mio profilo, ragazzi. Altra cosa molto importante, sulla blockchain è tutto online, è tutto pubblico, quindi potete vedere se vi sto dicendo cazzate, oppure se lo sto facendo davvero, se l'ho fatto davvero, potete vedere esattamente cosa ho fatto, a che ora l'ho fatta, quando l'ho fatta, perché l'ho fatta e tutto quanto. Perché magari no, però comunque tutto il resto sì. Quindi faremo un video anche dedicato a come scovare i fuffaroli degli NFT, perché questo ci tengo molto. Quindi andiamo qua, vediamo dove ce l'ha messo. Questo qua è tutto il mio profilo, ragazzi. OpenSea, dove potete vedere sul mio wallet attualmente gli NFT che ho. Vediamo dove ce l'ha nascosto il nostro NFT che abbiamo appena comprato. Eccolo qua. Dovrebbe essere questo qui, perché già ne avevo uno. E l'ha messo vicino all'altro che avevamo. Quindi ve lo faccio vedere tutti, vi faccio vedere tutti e due quelli che ho. Su quest'altro l'avevo comprato a 0,25, eccolo qua. E questo è quello che abbiamo comprato adesso, a 0,23,3. Quindi molto molto figo, sono molto contento di questo NFT, mi piace molto, con le fiamme dietro secondo me potrebbe andare bene. Mi raccomando ovviamente ragazzi, come vi ho già detto, lo ribadisco, lo ribadirò mille volte, non è un consiglio finanziario, non vi sto dicendo di andare a comprare questo NFT, come non vi dico di comprare nessun altro tipo di NFT, dovete fare le vostre ricerche, spero di aiutarvi io a farvi capire con questo video. Mi metto qua così, ecco, vedete, questo è il mio profilo NFT, profilo pensivo, potete vedere quello che vi pare. Quindi spero di avervi aiutato con questo video a capire come acquistare un NFT a mercato secondario. Magari andiamo a vedere anche come acquistare un NFT al minting, anche se comunque spesso nel momento del mint, quindi del lancio effettivo di un progetto, c'è tanta, devi farlo di corsa, insomma. Quindi ecco, tutta questa calma che mi sono preso facendovi vedere il telefono e tutto quanto, non posso farlo al mint, quindi devo anche capire un po' come organizzarmi per fare il video e mostrarvelo, però già questo è un contenuto veramente molto 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 di valore, spero lo apprezziate, spero lo capiate, mi raccomando lasciate like e commentate quale dei due avreste preso di NFT, di quei personaggini molto molto carini. Io ragazzi vi saluto per questo video, direi che è tutto, quindi ci vediamo al prossimo, mi raccomando recupera tutti gli altri se ancora non l'hai fatto e che Vitalik sia con voi.